Oggi ci studiamo un po' timing per bassisti 3. Allora andiamo a vederlo. Prendiamo, qua c'è scritto come funziona. Prendiamo il riff 2, andiamo al livello 5. Ok, e ci andiamo a suonare questo qua, il 4. Quindi puoi imparartelo prima andando nel livello, quello time 2. Prima studiateli singolarmente, di fianco ce lo possiamo studiare, anzi suoniamocelo una volta. Allora, cosa vado a suonare? Sempre il Mi, poi vado a prendere Si, Re, Sol, con la mano aperta, dito 1, dito 4, dito 4. Queste frasi che hanno una forte connotazione melodica, alla fine non si vanno a contare sempre i quarti, ma si tende ad andare dietro al groove, incastrandosi su quello che sentiamo. Allora, andiamo a prendere il livello 5, questo qua. Quindi in questo livello noi abbiamo una batteria che va a suonarmi 1, un ta, 1, un ta, 1, 2, 1, ta, 1, e riparte. Praticamente suona due giri, suoniamo insieme a tutti gli strumenti, e due giri va via tutto, rimane solo la batteria che mi dà quegli accenti, che a volte possono aiutarmi, a volte possono invece portarmi fuori. Proviamo ad andarlo a suonare. Thank you.
Ok, quindi bisogna ripetere sempre lo stesso groove, stare molto concentrati e farsi aiutare da questi suoni di batteria. Ad esempio, io pensavo, cercando di tenere il tempo il meglio possibile, qua arriva il primo tocco del Charleston. Poi andava a fare avevo un altro punto di riferimento. Quindi se li usi a tuo favore possono essere dei punti di riferimento, se riesci a capire dove sono dentro il tuo groove. Altrimenti degli interventi di batteria rischiano soltanto di portarti fuori, e quindi è un ottimo esercizio questo per sviluppare batterista interiore, per allargare le orecchie ed ascoltare quello che succede intorno il più possibile. Se vuoi informazioni in più su questo metodo, questo qua è il numero 3, ne ho fatti 3, sono degli ebook interattivi in cui tu, anche volendo online, puoi vedere la parte, far partire direttamente l'audio da lì, poi volendo puoi anche stamparti i PDF di tutte le partiture e tutto. Però è anche comodo perché con un iPad o con un PC posso avere tutto nella stessa videata. Puoi anche scaricare gli audio. Bene, grazie, ci vediamo al prossimo video. Ne faccio partire un altro, facciamo l'ultimo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.